Stasera presentiamo il primo libro di Lucia Tortora, che è qui accanto a me, dal titolo Il capanno di Chris. Vedete, già il titolo suscita la curiosità del lettore, perché è un titolo un po' particolare, un po' che mi ricorda vagamente la capanna dello zio Tom. Però è un libro al femminile in questo caso, dove sono tratteggiati con profondità e molta sensibilità, come si può vedere già dal sorriso di Lucia che è qui accanto a me, non solo gli aspetti che caratterizzano l'essere donna a qualsiasi età, ma anche i rapporti quotidiani da persone dello stesso sesso, e talvolta in situazioni che ne compromettono anche la stabilità e la continuità. Molti autori del tempo hanno tratteggiato figure femminili, femminili che spaziano nell'universo della donna. Allora, la giovane protagonista del romanzo si chiama Chris. E Chris ha un rapporto difficile con sua madre, che la porta a chiudersi in se stessa e a rifiutare il contatto con lei, quasi proprio fosse la matrigna di Cenerentola che tutti quanti ci ricordiamo. Insomma, questa difficoltà di relazione, chiamiamola che forse è meglio, tra madre e figlia. In psicoanalisi questo rapporto di odio e amore che logora a volte addirittura fino all'ultimo giorno di vita di entrambe si chiama ravage e pochissimi lo sanno, pochissimi lo conoscono, devo dire anche tra molti psicologi non conoscono questa realtà, e ravage vuol dire devastazione e mettersi in discussione sono soprattutto le figlie, cioè le madri sono ovviamente, essendo più grandi, più mature, molto forti e quindi non riescono a entrare in sintonia nemmeno in una situazione di così di disagio. Ecco, io ti volevo chiedere, come può una madre non accorgersi del danno che può recare alla persona che teoricamente dovrebbe essere quella alla quale dovrebbe volere più bene? Certo, guarda, darti una risposta proprio precisa non è possibile perché i casi sono diversi, ma io credo che come anche nella mamma di Chris è l'egoismo, il grande egoismo, è l'essere ripiegata su se stessa e non avere la forza di alzare la testa e guardare un attimo attorno. Ecco, attorno, guardarsi attorno e non soltanto guardare il bisogno della figlia, perché qui si parla del bisogno della figlia, ma guardarsi proprio attorno per fare quel passo in più per migliorarsi, per andare avanti. Quindi quando si è troppo ripiegati, io credo, troppo ripiegati su se stessi e troppo presi dall'egoismo. Ecco. È il clou del libro, quindi sì, sì. Allora, Chris invece, a differenza di questa madre egoista e un po' anche altera, devo dire, come sì, prima immagino cosa di quelli che siano un po' le aglie, le madri tutti sono arrivato sì, dico sempre. Lei invece è dolce, è sensibile, è piena di gioia di vivere e con una forte creatività che ha ereditato dal padre. Cioè nel momento che leggi questo libro e leggi di Chris, ti sembra quasi di vederla, di averla accanto, questa è la cosa più bella di quando si legge, no? Ti sembra proprio di averla come amica, no? Come confidente in un certo senso. E quindi proprio una sorta di empatia e ti viene voglia quasi di proteggerla. Ecco, è la sensazione che hai provato anche tu nell'andare avanti, cioè lo scrittore quando si mette a scrivere parteggia per un personaggio piuttosto che per un altro, oppure è imparziale? Sinceramente? No, non ho parteggiato. In ogni personaggio c'è un pochino di me, c'è una piccola caratteristica, anche nella contessa, vada a te, guarda un po'. È un libro, l'abbiamo capito, al femminile, la figura del padre, poi diremo, è un po' emarginata, anche se importantissima per Chris, cioè l'istitutrice, e insieme a Chris e alla Paglia vengono definite simpaticamente, non a caso di scritta in corsivo, esatto, cospiratrici. Cioè una capacità di trovare appunto le parole, cioè, veramente fantastico. Ecco, questo perché devono vincere la ritrosia della madre di Chris e il suo atteggiamento classista. Certo, le cospiratrici dovettero comprimere la loro emozione e ci riuscirono. Al contrario di Chris, che con la scusa di cambiarsi per la cena, corse in camera. Lì
finalmente scaricò l'adrenalina ancora in circolo, con saltelli e giravolte. Miss Ellen accompagnò Mami in cucina e le chiese: «È sicura di voler affrontare la contessa per il fine settimana?»